Caravaggio è sempre un'ottima scoperta, perché prima scopri la luce, poi scopri delle scene incredibili che ti raccontano un'epoca, poi scopri diverse sensazioni e sentimenti. Allora, per me questo è stato un viaggio che è partito dalla passione che avevo per Caravaggio ed è arrivato a una profonda conoscenza dell'uomo, attraverso i documenti storici, attraverso i suoi quadri, attraverso le poche biografie che ci stanno su di lui. Quindi è un viaggio nella mente, nel cuore, nelle opere di Caravaggio. Caravaggio. Prima ne sapevo un po' come tutti, a grandi linee, sono un appassionato, non certo un esperto, però sicuramente a grandi linee. Alcuni dettagli, alcune sfumature del carattere e anche della sua storia chiaramente le ho scoperte lavorando, perché gli autori me l'hanno raccontata, anche per darmi delle indicazioni più precise sul tono da tenere. Caravaggio, l'anima e il sangue. La mia sfida principale ad affrontare la regia di questo film è quella di poter trasmettere quello che a me trasmettono i quadri di Caravaggio, cioè passione, sensazioni, spiritualità, amore. E tutto questo per me la grande sfida era quella, perché non volevamo fare un film che solo raccontasse il personaggio, ma volevamo fare un film che ci facesse sentire chi fosse questo personaggio. E questa è stata la più grande sfida.